Moltissimi artisti, scrittori, musicisti hanno sentito il desiderio di rafforzarsi prima di intraprendere una strada. Ricordiamo Dante quando studia in latino, Alessandro Manzoni quando va in Arno a sciacquare i suoi panni mentre sta lavorando all'idea dei Promessi Sposi, Schoenberg che conosceva tutta la musica prima di diventare il grande innovatore. Ebbene, Willem Senoner, questi strumenti della scultura linea classica li aveva in sé, perché ha imparato nello studio del padre con i fratelli, e qui abbiamo una prova della sua capacità. 55 anni fa ha riprodotto in un modo artistico magnifico, meraviglioso. Oggi c'è il muschio su questa scultura, il pensatore di Rodin, 55 anni fa. Ma poi i suoi maestri sono diventati Jacopo della Quercia, Nicola Pisano, Donatello, Henry Moore e anche Giacometti. Perché già a 15 anni Willem, con gli amici di Ortisei, è andato nei musei italiani e toscani in particolare. Ed ecco questo ponte fra Willem, figlio della bottega Linea di Ortisei, e Willem proiettato nel mondo dell'arte contemporanea. Quanto è antica la donna di Willem Senoner? È erotica e pulita allo stesso tempo. È un'eroina che fa parte di quella generazione di eroi che Philippe Daverio situava addirittura prima del Big Bang. Questa figura è potente, forte e nello stesso tempo estremamente sensuale. Il lavoro che fa oggi Willem Senoner è sulla pelle, sulla dolcezza della pelle e sull'età della pelle, perché il legno e l'età sono indissolubili. Willem Senoner è sì antico, ma guarda il suo tempo, vede quello che succede in giro da sempre. Giacometti lo ha affascinato e qui vediamo Lucio Fontana. Attraverso questo spacco si vede l'aldilà. L'antropologo culturale Philippe Daverio, di scuola franco-belga, ha scoperto e ci ha spiegato che l'alchimista Willem Senoner ha trasformato prima la roccia in legno e poi il legno in roccia. Soltanto 368 chilometri in linea d'aria separano Mulhouse, Alsazia, dove è nato Philippe Daverio, e Ortisei, dove è nato Willem Senoner. Le grandi braccia della lingua tedesca meridionale li ha uniti. Willem sogna in ladino. Philippe sognava in alsaziano. Qui vediamo le grandi madri del nord che si contrappongono alle grandi madri della Magna Grecia.
le madri eroine. Un signore va in ufficio con la sua cartella, circondato da 6 protettrici, immense come le statue dell'isola di Pasqua. Queste sono le magie delle Alpi. Scampato alla Rivoluzione francese, Déodat Tancrède, Gratté de Dolomieu, si trovò da queste parti. Era uno studioso di mineralogia. Scoprì e nominò le Dolomiti, che prendono nome da lui. Camminando improvvisamente come guardiani, ci imbattiamo nelle figure di Willem Senoner. Da 160 anni il bacio più famoso del mondo è quello che Alfonso Maria Visconti commissionò a Francesco Hayez. Oggi abbiamo un nuovo bacio nel terzo millennio, il bacio puro, casto, ma pieno di sentimento, opera di Willem Senoner. Ecco, non è meno intenso di un altro bacio.